mente, sapendo che non può più condurre gli affari da solo. E io ho già dei rimorsi verso di lui. Lui non ha più vissuto dalla morte di mia madre per non rubarmi un battito del suo cuore. E adesso mi sembra di essergli nemica, anziché figlia, devota e affettuosa. Io non so cosa farei. Devi. Non so cosa farei pur di ridargli un po' di pace, di serenità, di fiducia in se stesso. Agnese. Cara, ti prego. Mai l'avevo vista desolarsi così. Mi sembrava perfino impossibile che Agnese potesse piangere. E mi sembrò impossibile che avesse pianto quando la rividi al pranzo dei Waterbrook, sorridente, serena come una fanciulla che ignora il dolore e non teme ombre nel proprio avvenire. L'ammiravano tutti, persone anziane e giovani. Uria, col suo viscido sorriso, non staccava lo sguardo da lei, non trascurando, ben inteso, di ripulire ogni piatto. E non saprei mai descrivere il tenero e commosso orgoglio che riempiva gli occhi del signor Wickfield quando si posavano su sua figlia. Solo un giovanotto, di cui non avevo afferrato il nome, era giunto all'ultimo momento mentre ci sedevamo a tavola, sembrava interessarsi più a me che ad Agnese, col sorriso di chi pregusta una sorpresa. Vogliamo passare in salotto? Sì, così ci lasciamo gli uomini liberi. David, ragazzo mio, abbiamo avuto appena il tempo di salutarci, mentre avremmo tante cose da dirci. Tante. Che cosa ha detto il professor Price? Niente di grave. Un forte esaurimento, questo sì. E devo curarmi. Voglio curarmi. Se non per me, per la mia Agnese. E guarirò. Sì, riuscirò a guarire. Con l'aiuto di Agnese ci riuscirò. Signor Wickfield, vorrei umilmente ricordarle alla presenza del nostro caro signor Copperfield che lei può contare anche su di me. Ah, sì, ma certo. Certo, Uria, che conto su di lei, certo. Perché, signor Copperfield? Ognuno ha le sue abitudini. Ah, è certo, è quello che qui. Sì, io senza. Sì. Era un intervento sicuro. Sì, un investimento. No, caro Spiker. No. L'affare dei terreni non ha avuto la piega desiderata. Nemmeno con l'intervento di AD. E MR aveva promesso il suo appoggio? Sì. Ma quando la proposta è stata sottoposta a Lord... Lord N? Meglio X. Dicevo, quando la proposta è stata sottoposta a Lord X, si è arenata. Santi nomi. E K? K? K si è rifiutato di firmare, naturalmente. Ma no. Oh. Davvero? E che altro poteva fare? No, non c'era. Sì, ma era un investimento sicuro. Ma però credo, ma che cosa poteva dare adito. Ma si poteva fare. No. Scappa, io non c'è. Cosa dice? Quindi sempre un investimento. Un investimento del. L'investimento era sicuro. Era sicuro? Era sicuro. Tommy! Tommy Treadle! Sei proprio tu! Ma perché non ti sei fatto riconoscere subito? E tu? Perché non mi hai riconosciuto? Senti, noi dobbiamo vederci, dobbiamo... È Agnese che suona. Parliamo dopo.
Credo sia il momento di raggiungere le signore. Sì. Signor Copperfield, non so come dirglielo. Col minimo di parole. Ecco, posso permettermi di accompagnarla a casa dopo. Si tratta di un colloquio molto importante, che riguarda soprattutto il signor Wickfield e sua figlia, naturalmente. D'accordo. Oh, grazie, grazie. Fidanzata. Ma che dici? Siamo cresciuti insieme. È come una sorella per me. Un serpe che striscia vicino a un fiore, o un avvoltoio pronto a ghermire una candida colomba. Ah, così lei è già al corrente che i miei rapporti col signor Wickfield stanno per cambiare? So che lei aspira a diventare socio, signori. Beh, se mi è consentito dirlo, si tratta di qualcosa di più di una semplice aspirazione. Non gliel'ha detto il signor Wickfield? Non ne ho parlato con lui. Ah, con la signorina Agnese, allora. Meglio così, direi. Si ricorda, signor Copperfield? O posso chiamarla signor David? A proposito, lei continui a chiamarmi Uria come i bei tempi. Dicevo, ricorda che fu lei tanti anni fa ad accendere la prima scintilla dell'ambizione nel mio umile petto, ventilando questa possibilità che io diventassi socio del signor Wickfield? Eravamo ragazzi. Forse scherzavo. No, vedeva chiaro nel futuro. Non che io allora lo ritenessi molto probabile, si intende, ma... Le persone più umili possono diventare strumento di bene, signor David. E io credo proprio di esserlo stato per l'illustre mio socio. Che degna persona. Ma quanto imprudente. Sì, questo sì. Proprio imprudente. È un argomento che non sfiorerei con nessuno. Perfino con lei posso appena accennarne. Ma se al mio posto in questi anni ci fosse stato qualcun altro, ormai terrebbe il signor Wickfield sotto il piede. Sì, sotto il piede. Ne è proprio sicuro? Se ne sono sicuro. Sarebbe stata la rovina, il disonore, lo scandalo. E non si sarebbe certo consolato col bere. E la signorina Agnese? Che sarebbe successo di lei? Oh, ma io la tengo ancora alzata, ed è così tardi. Ci sono abituato. Continui, Uria. Come le sono grato di trattarmi da amico. Questo mi incoraggia a confidarmi fino in fondo. Vede, l'immagine di Agnese mi sta in cuore da anni.
E se devo confessare la verità, io adoro perfino il suolo su cui quell'angelo cammina. E ha osato dirglielo? Oh no, signor David. Vede, chi viene dal basso come me sa l'importanza di fare un passo alla volta. Ma Agnese non può non apprezzare quello che io faccio per suo padre. E gli è così affezionata che a poco si familiarizzerà con le mie speranze. E allora? Lei è pazza solo a sperarlo. Crede? E perché me ne parla? Che pretenderebbe da me? Che l'aiutassi? No, per carità. Anzi, le chiedo di serbare il segreto. Ma vorrei che non mi fosse, come dire, che non influisse su Agnese contro di me. Siete sempre stati così legati voi due? Da un sentimento che lei non è nemmeno in grado di comprendere. Certo, certo. Puro affetto fraterno. Perché non dovrei comprenderlo? Tutto quello che doveva dirmi. Ecco, io ho abusato, ma... Mio Dio, le tre passate! Nella mia locanda non mi apriranno neppure. E poi è così distante. Senza contare che non riuscirei neppure a trovare la strada a Londra a quest'ora di notte. Se lei intende fermarsi, c'è un letto di là. Un letto? Ma che dice, signor David? Io mi sdraio sul divano. C'è il fuoco. È fin troppo. Come vuole. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, caro signor David. E la mia eterna riconoscenza. La notte era fredda, ma lui già dormiva, con l'aria d'essere in pace col mondo e con la propria coscienza. Se ho mai saputo che cos'è l'odio, quello fu il momento. No, come mi aveva chiesto Agnese, non potevo neppure trattarlo male. Era un nemico che aveva in mano la vita e l'onore di suo padre. E fu proprio allora, mentre mi tormentavo per Agnese e per i suoi problemi, che il mio destino cambiò in modo brusco e inatteso, come avviene sempre nella vita. Il mio principale, l'avvocato Spenlow, mi invitava per fine settimana nel suo villino a Norwood. Un'altra volta a sporcare il tappeto. Eccoci arrivato. Venga, venga. Ben arrivato, signore. Ben arrivato in casa Spenlow, mio caro Copperfield. Herbert, dov'è mia figlia? È fuori a cavallo con gli amici, signore, ma sarà di ritorno per l'ora del tè. Bene, bene. Accompagna il signor Copperfield nella sua camera. Stanno preparandola, signore. Sì, sono arrivati due ospiti imprevisti e c'è stata un po' di confusione. Male, male. Venga comunque, Copperfield.